Rappresentanti delle comunità, inviterei il Vincenzo Mita, il direttore di Società Libera. Grazie a tutti e grazie due volte per essere qui con questo tempo. Io voglio dire solamente una cosa molto breve, anche per non rubare tempo e non possiamo stare molto sotto l'acqua. E quindi preferisco che parlino i rappresentanti delle comunità qui presenti. Quando iniziammo 8 anni fa con la prima marcia a Roma e poi con le altre nelle varie capitali europee, il problema dei diritti umani ci sembrava già un grosso problema internazionale. Beh, oggi devo dire che la situazione è peggiorata di molto. Abbiamo appena fatto un minuto di silenzio per quello che è successo ad Ankara questa mattina. La situazione è peggiorata, così come a proposito del popolo curdo, anche per quanto riguarda gli uiguri in Cina, e poi ce ne parlerà Rebbia Kadeh. È peggiorata per quanto riguarda, a mio avviso, in Iran, perché non si capisce bene le situazioni come si svolgono e come evolveranno in quel paese. È peggiorata in molte parti del mondo. Dopo l'illusione delle primavere arabe, in qualche modo ci dobbiamo ricredere. Nel Mediterraneo, e non solo nel Mediterraneo, regna il caos più totale. Nel silenzio fino a poco tempo fa, adesso sembra essersi un attimo risvegliato, ma comunque nell'apatia politica, perché manca di una visione di politica estera degna di tale nome, di questa Europa. Sarà anche colpa del tempo, indubbiamente oggi, perché piove a dirotto da ieri sera, però come dire bisogna essere molto realisti. Se questa è la risposta del popolo romano, evidentemente c'è da pensarci un attimino in più sul discorso dei diritti umani. Io non rubo a altre parole se non ringraziandovi e dandovi appuntamento l'anno prossimo, ma penso che faremo per i diritti umani qualcosa di diverso di una marcia così organizzata e così fatta, anche perché oltre poi a combattere con la burocrazia romana per i vari permessi e quant'altro, e qui devo ringraziare il mio amico Giovanni Luise, perché senza di lui che ha combattuto la burocrazia romana oggi non saremmo neppure qui, mi auguro di poter fare qualcosa di diverso e più significativo per le minoranze. Ringrazio tutti e in modo particolare, lasciatemelo dire, voglio ringraziare la presenza di Rebbia Kadeh, che è venuta da Washington apposta per onorare questa marcia, e così come ringrazio Marco Pannella, che si sta fumando il solito sigaro, però è qui sotto l'acqua a dimostrazione di che cos'è un impegno per i diritti umani nel mondo. Grazie.